il dolore per la perdita della moglie bella attraverso la pittura. Infatti le fa volare. La fa volare prima. Perché lui era innamorato delle stelle. Vola sempre. Però lui, ecco, due momenti della sua vita, nella prima fase della vita, lui dipinge lei e praticamente lui esprime la bellezza di questo amore. Lui era innamoratissimo di Bella, lei si chiamava Bella. Allora, esprime la felicità di questo amore. Poi, dopo la morte di lei, che per lui è un trauma, per un anno non dipinge, lui supera il dolore per la morte di Bella attraverso la pittura. La fa vivere attraverso la pittura. E la ritrae sempre vestita di If a miss wants to be kissed instead of cuddles. Ciao Paolo, buonasera a tutti, benvenuti qua alla provincia di Crotone che ospita la nostra mostra di Chi dell'Arte organizzata dall'associazione Vivere In. È un incontro un po' particolare, in quanto per la prima volta abbiamo presentato una mostra un attimo diversa, perché è legata a un evento che si sta ripetendo mensilmente attraverso l'associazione appunto Vivere In, con delle tematiche che riguardano la nostra città.
Infatti si parla di luce sulla città, che non è intesa come una illuminazione, ma cerchiamo semplicemente di far ripartire questa città, che in questo momento sta passando un periodo abbastanza oscuro, con un sorriso, regalando dei colori, regalando anche dell'ironia e regalando anzitutto anche la nostra tecnica. Se avrete la pazienza di venire a visitare la nostra mostra, vedrete che ci stanno degli artisti che comunque stanno crescendo. Colgo anche l'occasione in questo momento per salutare una nostra amica che non è presente qui, che è Barbara Palmieri, che ci segue sempre ma che purtroppo per motivi suoi personali non può essere qua presente, ma di cui potrete comunque ammirare la sua opera. Parto subito dal mio quadro, chiaramente poi gli altri presenteranno i propri. Parlo di una luce particolare sulla città e dico che semplicemente qui a Crotone, se non cominciamo ad amare la nostra città, difficilmente si riuscirà a risorgere, perché molto spesso noi ce la prendiamo in effetti con le istituzioni, che senza nulla togliere hanno le loro belle colpe, ma dobbiamo partire anche noi dalla base come cittadini ad amarla un attimo di più. Quindi dico appunto, per far luce sulla città ci vuole amore, amore per l'arte, amore per la città, amore per il cittadino, amore e soprattutto comunque rispetto. Adesso, già che siamo 10 artisti, presenterò anche gli altri che sono qua stasera. Ecco, passo la parola ad Anna Bosch, altra componente del nostro gruppo. Abbiamo dietro il suo splendido quadro. Anna, a te la parola. Allora, io ho partecipato a questa mostra insieme col nostro gruppo di amici pittori e pittrici. Ci è stato dato questo tema, cioè il titolo, diciamo, della mostra deve essere Luce sulla città. Dopo abbiamo saputo, parlando, che non si tratta, io prima volevo fare una luce sopra una città, poi ho detto ma come faccio sta luce sulla città, ne ho fatto pure un altro piccolino che qua non c'è, però poi ho saputo che praticamente il senso della, di questo titolo era semplicemente che, diciamo, l'arte fa luce sulla città, la cultura fa, illumina una città senza cultura, una città buia, una cosa così. E quindi potevamo portare quadri di qualsiasi genere. Però io mi è rimasto questo chiodo fisso della luce sulla città e quindi mi sono inventata una città. E questa città man mano è cresciuta, l'idea era, all'inizio c'era un vicolo buio con delle persone, personaggi un po' strani che si nascondono, però ci arriva un raggio di luce, da questo sono partita. Poi questo è diventato solo un angolino del mio quadro, poi sono cresciuti palazzi, sono cresciuti particolari, sono venuti, la luce entra da una porta, la città ha avuto un nome, si chiama la città di Santo Niente, perché è una città che non esiste. Questa città c'è di tutto. Ho inventato una città nella quale c'è di tutto. Ci sono tanti particolari, sono anche citazioni di altri quadri che ho fatto. Ci sono tutti gli elementi della vita. C'è uno sposalizio, c'è un furto, c'è la banca col bancomat. Ci sono diversi animaletti, esseri strani che ci abitano nelle parti buie e nelle parti piene di luce di questa città, insomma, è piena di contraddizioni. Quello che non manca in questa città è la spazzatura, perché siccome ormai per me spazzatura e città è diventata una cosa unica, perché almeno fino a quando sto qua a Crotone non posso pensare più a una città senza spazzatura, sembra che non esiste. Io presento la mia amica Giovanna, che si chiama come me, e anche lei ha dipinto la città. Sì, buonasera a tutti, sono Giovanna Errigo. Dunque, questa è la mia opera, si chiama Il sogno in una bolla. Mi sono ispirata ad una frase di Italo Calvino, delle città invisibili, e da questa frase sono arrivata a fare quest'opera. Rappresenta la nostra città ideale, la città racchiusa in una bolla che non vuole esplodere, non vuole implodere, è attorniata, si vede, da una zona desertica, però la città così come la vorrei io, come la vorremmo noi, è una città invece colorata, con i fiori, quindi si contrappone a quello che c'è all'esterno. È stata fatta apposta proprio per questa iniziativa. Lascio la parola a Tonino Giampà,
un'altra artista del gruppo Chi dell'Art. Che bella presentazione. Ciao, io sono un altro dei membri del gruppo Chi dell'Art, un gruppo che ormai penso a Crotone è abbastanza conosciuto, anche se non abbiamo fatto molte esposizioni. Niente, ci sono molte opere di natura diversa, naturalmente, perché siamo un po'... siamo aggregati ma molto diversi tra di noi, come sai. Allora, questa è un'opera che porto qui a questa mostra della provincia. Praticamente volevo mettere in evidenza le trasparenze del nostro mare, che ha dei colori molto belli. È una marina, io ne faccio pochissime marine, faccio più figurativo, però questo mi ha ispirato, diciamo, il posto dove viviamo, ecco, sperando che il mare possa essere pulito così qui, anche se non ci credo. Ed ecco il membro più giovane del gruppo Chi dell'Art, Nino Audia. Ciao, mi chiamo Nino Audia e faccio parte del gruppo Chi dell'Art. Finalmente riusciamo a riunirci e poi a divulgare la nostra arte. Come vedete, questo, Terra Mia, ho voluto rappresentare una delle bellezze che riguarda Crotone, cioè della mia città, per esempio Capocolonna. E poi vi saluto. Ciao. Ora lascio la parola a Franca Vrenna, qui con me. Tieni, Franca. Grazie. Allora, questa dietro di me è una delle mie opere, è intitolata Il girotondo della fortuna, e in effetti qui c'è un girotondo che è costituito da ferri di cavallo, proprio perché il ferro di cavallo rappresenta nella nostra cultura un portafortuna, quindi averne tanti e in girotondo è un auspicio, un augurio, no? Che noi tutti vogliamo avere, insomma. E qui sotto c'è un sacco che è il sacco della vita, è un sacco che è veramente utilizzato e che porta i segni del vissuto, perché conteneva delle olive. Quindi è il sacco che rappresenta ciò che la vita di noi, di ognuno di noi, diciamo, vive, quindi le fatiche. E questo augurio di questo girotondo della fortuna che ci diciamo, coinvolge. E a me questo genere di quadro, utilizzare i sacchi, i ferri di cavalli, le ferraglie varie, sono delle cose che mi entusiasmano, ma non per questo io limito il mio fare, perché a me piace pure questo genere di quadro, che vado a vedere il mio esempio utilizzando l'olio, il bianco e nero, il Bruno Van Dyck, la terra di Kassel, che danno un fascino particolare di antico, insomma, di storie vissute. E poi anche quel genere lì, sì. Questa è una rivisitazione di Giuditta e Oloferne di Klimt, e come vedete è l'utilizzazione di materiali vari, come ad esempio i ganci delle tende, le linguette delle lattine, oppure recuperare delle cinte dismesse per fare dei capelli. Quindi a me piace più che altro il lavorare con materiale vario o cimentarmi con varie tecniche. La cosa mi coinvolge, mi fa divertire. Perché non è che sono magic bee.